Everybody from Marco Domenconi, your favorite music consultant. Ciao a tutti da Marco Domenconi, il vostro pifferaio magico, nonché consulente musicale preferito. Today we're gonna talk about 2002, Second Odyssey. Parleremo del 2002, la seconda Odissea, film e colonna sonora. Silent Running, titolo originale. Un film di fantascienza del 1972, diretto da Douglas Trumbull con protagonista Bruce Dern. In a future world barren of all flora and fauna, the planet's ecosystems exist only in large pods attached to spacecraft. When word comes in that the pods are to be jettisoned into space and destroyed, most of the crew of the Valley Force rejoice at the prospect of going home. Not so for botanist Freeman Lowell, who loves the forest and its creatures. He kills his colleagues, taking the ship deep into space. Alone on the craft with his only companions being three small robots, Lowell reveals the joys of nature. When colleagues appear to rescue him, he realizes he has only one option available to him. Il film è ambientato in una serie di enormi cupole geodetiche, cioè sfere tagliate a metà, simili a serre collegate alla grande astronave Valley Forge, che fa parte di una flotta di navi spaziali dell'America Airlines appena fuori l'orbita di Saturno. In Italia fu distribuito il film arbitrariamente come sequel di 2001 nello spazio, in realtà non fu così. Devono andare minimo a 1000 chilometri da noi. Vedrai comunque che botto. Io mi prenoto subito un posto di prima fila per godermi lo spettacolo da vicino. Anch'io. Ah, ma devi proprio mangiarla qui, quella roba. Puzza. Perché non vi fate gli affari vostri, eh? Ah. Oh, adesso non fare l'offeso, su. Non è il caso. Prima di parlare dovresti capire cos'è il cibo genuino. E tu quello lo chiami genuino? Pieno di batteri, di microorganismi. Ma così deve essere. Non c'è nulla di più sano e nutriente di questo. Sano per una bestia, forse. No, su, basta, ragazzi. Il Lower saprà quello che dice, no? A proposito, me ne dai un po' da assaggiare? Così ti sei fatto convincere. Bene, te la do subito io, questa schifezza. Tu non tocchi niente, capito? Niente! Guai a te se ci provi! Oh. Chiudi quella maledetta boccaccia e lasciami mangiare in pace. Va bene, ma adesso basta. Non vedo che differenza ci sia fra quel cibo e questo, insomma. Ah, non la vedi, eh? La differenza è che questo io l'ho fatto crescere, l'ho seminato e coltivato. Sono riuscito a dargli un odore. E anche un colore. E perfino un sapore. Ecco la differenza. E questo ci riporta a un tempo in cui sulla terra c'erano i fiori e le piante. E c'erano le valli. E sterminate distese d'erba su cui ci si poteva distendere. E se si voleva anche dormirci. E c'erano i cieli azzurri e l'aria fresca. E la vegetazione cresceva dappertutto, e non solo in queste nostre cupole artificiali in orbita a milioni di chilometri dal Sole. A space convoy on a strange voyage, carrying a rare cargo. The forests, the plants, the growing things doomed to extinction on Earth. Have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests and return our ships to commercial service. Dad, we're going home! You can't blow up this forest. Dicevo, in Italia il film fu distribuito arbitrariamente come sequel 2001 se nello spazio, un vero seguito. Il seguito del film di Kubrick 2010 uscì in realtà nel 1984, l'anno del contatto. Oltre al titolo, infatti, furono modificati anche i dialoghi del doppiaggio eseguito dalla CD. Inoltre, il personaggio del comandante della nave di soccorso Berkshire, presente unicamente come voce via radio, è sostituito da un ripristinato computer HAL 9000, nuovamente doppiato da Gianfranco Bellini. La colonna sonora, dicevo, fu composta dal fagottista e creatore P.D.Q. Buck e cantato dalla bellissima cantante folk Joan Baez, che ora ascoltiamo. Fields of children running wild in the sun. Like a
Pensate che i tre robot furono interpretati da quattro amputati bilaterali che indossarono costumi da 9 kg costruiti su misura. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata a 2002 e la seconda Odissea. Nulla a che fare con il sequel di 2001 e se nello spazio, mi raccomando. L'unica cosa che accomunava le cose era il doppiaggio identico del computer al 9000 presente anche in questa astronave. Prossimamente faremo anche il seguito di 2001 e se nello spazio e l'anno di contatto 2010. Ciao a tutti! I hope you enjoyed this program about 2002, Second Odyssey. Nothing to do with 2001, Space Odyssey. The sequel, 2010, Year of the Contact, will be released in the next program. Ciao a tutti! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes.